Ciao Tonino, sci, dimmi tutto. Sì. Sci? Cosa voglio fare gli alieni? Gli alieni. Il Capodanno in tavernetta da me. Ma in quanti sono? 3 miliardi di alieni. Devo allungare il tavolo, sì. Però facciamo con uno, digli di portare qualcosa. No, non il vino, che il loro vino fa schifo. Vengono con le astronavi. Ognuno con la propria astronave. Dove la parcheggiano? Da Decathlon. Ma ci stanno 3 miliardi di astronavi. Hai capito, Tonini? Cioè loro poi da 3 miliardi si trasformano, perché sono il tutto in uno. In Mario. Si trasformano in Mario. Quindi viene solo Mario. A Capodanno siamo io e te e Mario. Figa niente. Non in questa vita. Grazie. La verità sta dentro di te, dentro di me. Ma quale verità? Dentro di lei, dentro di noi. Da. Sta dentro Fajabul, che è il dio della telepaticamente. L'assa dello squalo 4. Si tuffa in acqua e pensa: perché ho fatto il bagno, cazzo, che ho appena mangiato. E qui? Dopo 18 anni Bruce Willis, no, risponde a lei telepaticamente. Ma no, ma è un delizio. Come mai i due film non li fanno mai vedere uno dopo l'altro? Ma perché dopo perché due film? Forse si capirebbe che è tutto connesso telepaticamente. No, io ho provato a ordinare telepaticamente vegano. Ho mangiato 3 grigliate miste. Ma questo parlare. Paese, cioè, la tua iguana chiede di qualche cosa. Solo che tu non sai capirla, mira il dito. Che mangi male, occhioni. Ma ci vuoi sentire cosa dice la tua iguana? Bisogna mangiare i finocchi gratinati. La tonafella. Mi ha detto che se mangi i finocchi c'entra quello che sono uguane. Se vuoi sentire quello che dicono le lontre, carote bollite. Con le rape senti cantare i lombrichi. Ha sentito, certo. Facevano il coro della Ida. Comunque Cospio mi ha detto che succedono cose strane. Per esempio Milano ogni notte verso le 5, questo secondo Cospio, prima che gli spazzini passino a tirare il vetro, sembra che Milano si alza di 8 metri. Cosa stai dicendo? Milano, ma solo di notte, prima degli spazzini. Perché quando la mattina ti svegli, ops, tutto normale, è ridisceso. Ma nessuno se ne accorge. Certo. Come mai? Come mai? L'ho sentito dire, bro. Ma credo che lo facciano per portare Milano alla testa di Cortina per l'Olimpiade 2026. Quando ci sono gli affari di mezzo. Aver lavorato per anni con Angela Merkel, con Christine Lagarde e Ursula von der Leyen. Grazie che mi dà questa opportunità, Presidente Mattarella. Ho lavorato con von der Leyen. Perché, di incontrare Vito Crimi. Lo ringrazio, ma grazie anche per Salvini, che quello che, se non sbaglio, ha i braccialetti, che fa gli elenchi. E quindi ringrazio Silvia, lo sa fare Giacomo, bene, sì. Ludovica. Sì, è lui. Devo incontrare con lui. Ma grazie, Mattarella. La verve di un Dean Martin, vero, la simpatia di un Alberto Sordi. E che dovevo fare? Incupire tutti con la verità, cioè? Recessione, ignoranza e bombe atomiche. Tra l'altro, effetti, quello che farà, meno male al paese, sarà proprio... Cosa? Scusi, la bomba atomica. Non c'è da dire. In questi mesi di governo ho imparato tante cose. Quando ci si diverte, il tempo vola. Diciamo che è stato un bellissimo Erasmus. Ma no. Mi dispiace dirvelo, ma sono cose che non sono belle da dire. Garabandal, siamo alla fine del tempo. Fine del primo tempo. Ma che cazzo? È partito Siri. Stavo dicendo una cosa scomoda. Hai capito? Dico una cosa scomoda. Garabandal mi ha depistato. Ehi Siri, cosa diceva Garabandal? Non dice niente. Ah, Siri, sì. Churchill lo sai. Che ridere che mi fanno i poteri forti. Ehi Siri, chi era Dronni? Siri? Sono censurato dai poteri forti. Sei una stronza Siri, non sai niente. Il cognato dell'amico della Tonini l'anno scorso è morto per 2 settimane. È morto dal 15 al 31 agosto. E lui si ricorda perfettamente di quando era nell'altra dimensione e dice che si stava da Dio. Lui non era neanche a pensione completa, aveva la colazione, la cena, a mezzogiorno era libero. Dicono che là di là ci sono sempre 23 gradi. Le donne hanno il seno anche sulla schiena. I denti non si cariano mai. E non devi cambiare le gomme da neve. Hanno sempre sorriso. Non sono incazzati mai. Dice che è molto bello, però il presidente dell'Europa. C'era prima Juncker, lui parlava con gli alieni e lo faceva bene. Lui alzava il telefono e parlava con l'America, alzava il telefono e parlava con la Russia. Poi alzava la bottiglia di GNP e straparlava tutta la notte con gli alieni degli altri pianeti. Dunque devi sapere che Malanga tutti i martedì va nella parte scura della Luna, perché c'è la figlia che fa l'Erasmus lì. Nella e dice che c'è un sacco di gente che dalla Terra mandano i figli a fare Erasmus sulla parte scura della Luna, tanto che adesso un box costa 230.000 euro. Si la vede. Parte scura della Luna è identica a Bologna. È per quello che la figlia di Malanga va a fare l'Erasmus là. Secondo te, la riccia capelli della Dyson, chi l'ha inventata? Se ci fai caso, in tutta Italia i rimeditori della Dyson sono in corso Marconi. Ma no, come mai? Ma non credo. Già stra in Sardegna, hanno 700.
700. 700? 20 anni in 6. Ah, giocano a calcetto tutti i giorni. Si divertono, stanno benissimo. Perché vivono così a lungo? Perché loro non si ribellano ai poteri forti che gli dicono di non cantare Rino Gaetano. Ma fateci caso. Tutte le persone che superano da vive gli 80 anni non conoscono Rino Gaetano e non lo cantano. Non si muore per gli infarti e gli aneurismi. Sì, questi qui vivono fino a 300 anni perché ascoltano solo i Mamutones. I Mamutones non dicono verità scomode, ma solo vocali emesse col naso. Non fanno nomi dei potenti. E mangiano vocali nasali. La verità è dentro di noi. No, guardi. Ieri mi sono prenotato 9 giorni e 7 notti nel Donbass, in Ucraina. E ti dicono che è bellissimo. Ma l'unica cosa è che non riesco a trovare un albergo libero. Chiediamo, non rispondono. Evidentemente sono tutti pieni. Non c'è problema, perché un piano B. 7 giorni e 9 notti in Turchia, al confine con la Siria. Ci vado con un nuovo modello della Fiat. Quale? La Ritmo.